Il culto degli amici morti adesso pare sia un obbligo, tanto è il deserto. E non ci sono nemmeno i tartari. Il deserto dell'idiozia. Mi restano forse ancora 20 anni, 30 anni da campare e poi verrà il mio turno. Come è venuto per gli altri, ho tutto. Che sventura non esserci più. Sì, voglio andarmene via domani e informarmi per tutto il mondo di più adamantini procedimenti di imbalsamazione. Ah, tutto è bene, quello che non finisce mai. Come m'annoio superiormente. Allora ci aspetto qui la morte, come io morire, ma via andiamo, io morire, ma andiamo, sì d'accordo, sì si muore, ma non essere più, non esserci più, parole, 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 ma che cosa mi ci vuole, se tutto mi fa freddo, basta, quando fame ho fame, quando sete ho sete, quando voglia ho voglia, e allora se l'idea della morte mi è così lontana, vuol dire che la vita mia è in balia, vuol dire che la vita mi reclama, e allora vita mia, e noi due. Sono stato io il tramonto del teatro moderno. Ora vorrei sgombrare il campo dagli equivoci del postmoderno cosiddetto. Ecco, e far capire che a teatro non si fa teatro. O tutto il resto è teatro, allora questo non lo è. Oppure questo è grande teatro, allora il resto non lo è. Dio non parla. Ha giudicato. Qui due sono le cose. Oddio, non esiste, oppure sono io che non ho 10 anni da vivere. La prima ipotesi mi sembra la più vitale, non c'è che dire. Lili. Lili, perdonami. Non piangere. Così. Basta con la dialettica. Basta con la politica, basta con l'umanesimo, basta con i libri, basta col teatro, basta col cinema, basta con l'intrattenimento, basta col prossimo.